Nella 29esima edizione di Friuli Doc, ieri sera ha registrato il tutto esaurito in ogni piazza coinvolta dalla manifestazione. Stasera attesa per il concerto di Leo Gassman. Consegnati i riconoscimenti a Ilaria Tuti, al Tinnano e Stefano Novello. Vi racconteremo tutto live. Incidente stradale in A23 con due moto, una macchina e un camper coinvolti. Tutto sarebbe nato dall'esplosione di una ruota del camper che è finito contro il guardrail. Un'auto in sorpasso è finita contro il camper e le due moto contro l'auto. Un ferito grave è lì trasportato a Udine. Lunghe code per tutta la mattina. Ieri sera si è chiusa la mostra del cinema di Venezia, l'80esima edizione. Alla cerimonia di premiazione finale un pezzettino di riconoscimento è arrivato anche per la nostra regione. Il Leone d'Argento è andato al film Evil Does Not Exist, distribuito dalla Tucker Film, casa di produzione promossa dal CEC di Udine e da Cinema Zero di Pordenone. Definito il ritorno di Pereira in bianco-nero, nelle prossime ore l'argentino sosterrà le visite mediche e poi si metterà a disposizione di Sottil, che si aspetta da lui un contributo tecnico, ma anche di esperienza e personalità. Infortuni per Davis e Semedo. Buonasera a tutti, buona domenica, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. Andiamo subito a viverci le ultime ore di Friuli Doc in diretta con il nostro Luca Ursig. Buonasera Luca. Buonasera Giorgia, una 29esima edizione di Friuli Doc che si sta preparando al suo gran finale, al rush finale. Anche oggi, anche in questa domenica, ha goduto di condizioni meteorologiche eccellenti. Condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato tutti e quattro i giorni della kermesse, garantendo e favorendo l'affluenza nel centro di Udine di migliaia di persone che hanno frequentato, come possiamo vedere alle mie spalle, e continuano a frequentare le vie, le piazze del centro. Così come nella giornata di ieri, quella del sabato, da sempre la giornata clou per questa manifestazione, con migliaia di persone che si sono raggiunto i numerosi stand per degustare le varie tipicità del nostro territorio. Una giornata, quella di oggi, quella della domenica, che è proseguita con un programma davvero ricco, tra degustazioni, tra aperitivi, cerimonie, celebrazioni anche, come quella che alle ore 17 in Loggia degli Olenlo ha celebrato le eccellenze del Friuli Venezia Giulia, una circostanza che ha permesso di premiare tre persone che si sono distinte in differenti settori per permettere di far conoscere il Friuli Venezia Giulia anche al di fuori dei confini regionali. Presente a questa cerimonia anche il vice sindaco Alessandro Venanzi, che ha rilasciato una dichiarazione al termine della celebrazione delle premiazioni, che andiamo ad ascoltare nella prossima intervista. Abbiamo voluto riprendere una tradizione che si era un po' smarrita negli anni, una tradizione che appunto vuole andare a dare un riconoscimento a quelle eccellenze, a quelle persone che sono coloro, gli attori principali dell'eccellenza dei nostri prodotti, che noi appunto apprezziamo non solo in questa manifestazione ma quotidianamente. Quindi un premio al settore dell'imprenditorialità, un premio al settore della cultura e un premio al settore vitivinicolo, che chiaramente caratterizza anche il nostro territorio. Sono tre personalità che rappresentano una storia, che rappresentano un pezzo di tradizione, di identità culturale del nostro territorio, e quindi era l'occasione giusta per dargli un riconoscimento a nome della città in nome del comune di Udine. Tre personalità che raccontano un po' appunto il territorio. Ilaria Tuti, insomma, ha avuto un successo straordinario anche con le ultime pubblicazioni. Altinano rappresenta quella storia anche di immigrazione che il Friuli ha vissuto negli anni 90. Lui è di origine albanese ed è arrivato, no? Qua in quel periodo dove c'erano grandi immigrazioni dall'Albania all'Italia. Ronco Severo è un'azienda ormai riconosciuta a livello internazionale, che produce vino biologico con come dire, metodi innovativi, che si è distinta in questi ultimi anni, e quindi insomma era l'occasione per dar loro un riconoscimento e l'occasione anche per, come dire, dare tramite questo strumento un incoraggiamento ad andare avanti. Tra i premiati, come abbiamo detto, e andiamo a presentarveli leggendo i loro nomi e anche quelle che sono le categorie per cui si sono classificati, sono stati premiati e celebrati. Si tratta di Altin Nano, titolare del ristorante Riva 75 per il settore imprenditoriale, Ilaria Tuti, autrice del romanzo thriller Madre d'Ossa per la letteratura ovviamente, Stefano Novello, titolare dell'azienda agricola Ronco Severo per ovviamente per la categoria dell'enogastronomia. Abbiamo intercettato anche le loro parole, che
chiedendo di raccontarci un po' le loro storie. Ascoltiamo nel prossimo contributo. A fare il vignaiolo come lo faccio io è un po' un ritorno alle nostre origini, alla terra, il grande rispetto per la terra che è la cosa più importante che abbiamo, che io dobbiamo noi viticoltori, noi agricoltori dobbiamo avere, e rispetto per quello che facciamo, il vino. Io è da anni che nella mia filosofia cerco di abbandonare sempre più la tecnologia e ritornare un po' alle cose più naturali, quelle che siamo stati abituati fin da bambini. Questo non credo che sia un grande segreto, penso solo ritornare un po' al passato, alle nostre origini, dove diamo valore alla terra e all'uva e al prodotto. Il resto io non sono contrario neanche alla tecnologia, non faccio uso di telefonini, computer, prendiamo l'aereo, però sono tutte cose che vanno fuori di noi, le cose che entrano in noi dobbiamo almeno sapere o meno avere da dove vengono e come sono fatte, quello per me è importantissimo. Sono arrivato qua nel 94, ho cominciato come tutti gli emigranti, quelli che hanno voglia di fare qualcosa, ecco, precisiamo la cosa, a lavare i piatti, e poi dopo mi sono messo vicino al cuoco a capire qualcosa, in arco di poco tempo sono riuscito a prendere la cucina in mano e da là nasce la mia storia di 18 anni di chef di cucina. Poi, dopodiché, in tutti quegli anni là, io sempre pilotavo di aprire qualcosa del mio, sempre avevo quella voglia di... Ed erano 25 anni che io ci pensavo a ciò. Puoi immaginare che arrivare nel 94 con 2 milioni di vecchie lire in prestito, arrivare a questi punti qua, non è così facile, devi lavorare come un dannato. Ciò che li dico ai giovani di oggi, e specialmente quelli nostri, che se io sono arrivato fino a qua, loro devono fare 2-3 chilometri più in là. Sì, il successo chiaramente ti cambia la vita, chiede di cambiare il quotidiano, i ritmi, e non è stato facile. Soprattutto ti mette sotto dei riflettori. Io ero una persona abbastanza riflessiva, timida, quindi non è stato facile rimettermi in gioco, ma ho imparato tanto e devo dire che sono state esperienze straordinarie. A ripagarla l'affetto del pubblico. Sì, 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 infatti quando avevo dei momenti di dubbio, di difficoltà, arrivavo nelle piazze, nelle librerie dove c'è l'incontro con le lettrici e con i lettori, sentivo tutto questo affetto, questo grande apprezzamento che mi faceva molto piacere, ma anche grande coraggio. Una 29esima edizione che, come abbiamo detto, ha dato tanto spazio alle tipicità del nostro territorio, parlando di gusto, parlando di artigianato, parlando di tradizioni, ma anche di tanta musica, perché sono state numerose le circostanze di intrattenimento musicale, dagli stand, quelle meno organizzate, quelle più improvvisate, ai DJ set nelle aree ristoro, sempre come ad esempio sul piazzale del Castello, fino a culminare, partendo dalla serata di ieri, con il concerto di Jerry Calà, che ha radunato in Piazza Libertà numerosi suoi fan e non solo, numerosi cittadini, musica che tra l'altro è cominciata proprio in questo momento alle mie spalle in Piazza Libertà. Possiamo inquadrare una fase di prova di uno dei tanti concerti che caratterizza questo Friuli Doc. Ve la facciamo ascoltare in live, qualche rapida battuta. E come dicevamo, Jerry Calà ha celebrato il 50esimo anniversario della sua carriera, ma proseguirà ancora tanta musica in questa giornata e culminerà alle ore 21 con il concerto di Leo Gassman, il giovane interprete della musica italiana, che verrà a chiudere con il suo show questa 29esima edizione di Friuli Doc. Noi siamo riusciti a intercettare le sue parole proprio al termine delle prove di questo pomeriggio, ce le gustiamo nel prossimo contributo e poi continueremo a gustarci separatamente la fase finale di questo Friuli Doc. Salutandovi da Piazza Libertà, restituisco la linea a te, Giorgia. Friuli Doc si prepara le sue battute conclusive, tante le persone che affollano ancora le piazze, ma molte di queste si sono fermate in Piazza Libertà per ascoltare le prove di Leo Gassman, che chiuderà ufficialmente l'edizione 29. Sì. Come ti stai preparando a concluderla? Ma guarda, sono molto felice perché ci sono stasera, forse anche un po' perché le persone insomma che
hanno iniziato a far parte della nostra piccola famiglia, sanno che è l'ultima data del tour estivo, sono venute da tante parti d'Italia a sostenerci e questa è una cosa che mi rende tanto fiero, onorato, e poi soprattutto di concludere il mio tour estivo in una città così importante, così bella, e sono felice di essere stato voluto appunto in questa piazza fantastica. Hai potuto assaggiare il calore del tuo pubblico che ti ha abbracciato, tu hai concesso selfie, fotografie, anche qualche autografo, ma hai avuto magari anche l'opportunità di gustare qualche tipicità friulana, perché questo è un evento che celebra la friulanità. Ma io non vedo l'ora di mangiare, in realtà, infatti adesso tra un po' andiamo in pausa cena prima del concerto, preconcerto, e quindi non vedo l'ora di provare tutte queste specialità incredibili. Te ne è stata consigliata qualcuna per caso? Ma prima mi parlavano di un vino incredibile friulano. Com'è? Bianco. Allora noi ti consigliamo anche il frico e la polenta. Ah, sicuramente le mangerò. Alla grande, dai. Buona serata, grazie. E buon divertimento. Grazie di cuore, grazie mille, grazie raga, dai. E grazie al nostro Luca Ursic per averci fatto vivere l'atmosfera che si respira in città in queste ultime ore di Friuli Doc, un'edizione sicuramente fortunata anche grazie al meteo. Ora voltiamo pagina e apriamo quella della cronaca, parliamo in particolare di un incidente, 7 persone rimaste coinvolte in un incidente stradale che ha coinvolto 2 moto, un camper e un'auto, si è verificato poco dopo le 10 di questa mattina lungo la carreggiata sud dell'autostrada A23 Palmanova Tarvisio, tra gli svincoli di Gemona e Udine Nord. L'incidente ha causato il formarsi di una fila di inizialmente 9 km di autoveicoli. Secondo una prima ricostruzione, una ruota del camper con targa straniera sarebbe esplosa, il conducente non sarebbe riuscito a controllare il mezzo, che è finito contro il guardrail. Un'auto, che probabilmente rientrava da una manovra di sorpasso, sarebbe finita addosso al camper, fermo nella carreggiata, e infine contro l'auto sono finite anche 2 moto. Dei 7 feriti, uno sarebbe in condizioni gravi, si tratterebbe del conducente del camper che è stato trasportato in ospedale a Udine con un elicottero del soccorso sanitario, per gli altri solo lievi ferite. Almeno 4 uomini feriti, altrettanti denunciati, alcune persone in fuga e altre le cui posizioni sono al vaglio delle forze dell'ordine. Il bilancio di 2 risse e una lite avvenuta nell'arco degli ultimi giorni a Trieste, nelle quali sono rimasti coinvolti numerosi migranti. L'ultima in termini temporali è avvenuta questa mattina intorno alle 10.30 in Piazza Libertà. Rissa fra stranieri questa mattina attorno alle 10.30 nella zona di Piazza Libertà all'angolo con via Flavio Gioia. 2 i feriti che hanno avuto bisogno delle cure del 118, un ragazzo afghano e uno moldavo. Il primo nel tentativo di allontanarsi dalla zona della colluttazione nella quale complessivamente erano coinvolti 3 giovani afghani si è accasciato al suolo sanguinante nei pressi della fermata degli autobus di Viale Miramare con diverse ferite da arma da taglio e contusioni anche alla testa. I soccorsi sono stati allertati da parte di una passante. L'uomo ritrovato a terra è stato preso in cura dai sanitari e trasportato in ospedale, non versa in gravi condizioni. Il secondo ferito è un giovane moldavo che sembra sia intervenuto per sedare la rissa, rimanendone però coinvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria che hanno identificato i 2 stranieri autori dell'aggressione, i quali sono stati fermati e condotti nel comando di polizia della stazione. Ad assistere ai fatti era presente il giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti, che ci racconta così l'accaduto. Davvero per puro caso stavo passando con la bicicletta in Piazza Libertà e vedo una persona sanguinante a terra e piena di tagli. Tagli in testa, su tutto il corpo e probabilmente già incosciente. A questo punto con un'altra persona abbiamo chiamato subito il 118 e già che la polizia di Stato, la polizia ferroviaria si trova proprio in stazione ferroviaria, sono andato a chiamarla fisicamente. In tempo record polizia di Stato e carabinieri hanno trovato gli aggressori e li hanno fermati e portati al posto di polizia della polizia ferroviaria della stazione per l'identificazione. Si è scoperto che c'è un retroscena, cioè c'è stata una sorta di, come scriviamo sul Piccolo, di regolamento di conti, cioè furti, situazioni che succedono all'interno del silos e poi esplodono ancora una volta in Piazza Libertà. C'è stato un inseguimento, cioè questa persona è stata questo ragazzo afghano che sembrerebbe sia una sorta di cappetto
progetto del Silos, quindi anche per farvi capire che situazioni ci sono all'interno di quel capannone abbandonato, per poi capetto di cosa? Si gestiscono posti, tende, soldi, purtroppo c'è anche una situazione di spaccio, come sappiamo, e tutto questo sulla disperazione di persone che stanno veramente male e cercano accoglienza. E dunque questo sarebbe l'autore, usiamo il condizionale, l'autore di un furto, e poi c'è stato il regolamento di conti, l'hanno aggredito con bottigliate in testa, robe che possono anche uccidere una persona, riempito di calci e pugni, tagliato altre zone del corpo, le gambe, una roba allucinante che insomma in pieno giorno, tra l'altro situazioni che sarebbero comunque gravissime di notte, in pieno giorno davanti alle persone. Sempre a Trieste, verso le 16:20 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rio Primario per l'incendio di due container contenenti rifiuti. Giunti tempestivamente sul posto, hanno spento le fiamme, evitandone la propagazione alla vegetazione che si trovava nelle immediate vicinanze, ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Nuovo incendio boschivo questa volta anche a Vito d'Asio. Gli uomini e le donne del corpo forestale regionale della stazione di Pinzano al Tagliamento e Clout, attivati dal direttore delle operazioni di spegnimento, stanno operando dal tardo pomeriggio di oggi per lo spegnimento di un incendio che si è sviluppato sul Monte Grand Pala, nel territorio comunale di Vito d'Asio, un'altezza di circa 1350 metri. Un primo rogo, nello stesso punto, si era già sviluppato giovedì scorso, aveva interessato circa 300 metri quadrati di area boschiva in zona impervia, senza coinvolgimento di persone, animali o strutture. A supporto stanno lavorando i volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo, dei gruppi comunali di Sequals e Travesio. Ancora interventi dei soccorsi, parliamo di incidenti. Questa mattina a Udine, in piazza Cave Dalis, si sono scontrati una bicicletta e una vettura. Due le persone in sella alla bici che sono rovinate sull'asfalto a seguito dell'impatto. Gli infermieri della SORES hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico le due persone per poi trasportarle all'ospedale di Udine. Una persona poi è stata soccorsa nel territorio comunale di Moggio Udinese, lungo il rio Simon, in un canyon. Si tratta di una donna di circa 40 anni, straniera, che ha riportato un trauma a un arto inferiore. A Tricesimo si sono scontrate una moto e un'auto all'intersezione tra la statale 13 Pontebana e la ex provinciale 55 che conduce a Cassacco. Le ambulanze hanno preso in carico le due persone ferite, per cui è stato disposto il trasporto all'ospedale di Udine. E ora andiamo a vedere anche alcune immagini della cicloturistica dedicata a Enzo sotto l'arco Zoncolan, evento organizzato in ricordo del patron del Giro, dal comune di Ovaro, dalla locale Proloco, da Carnia Bike e Velox Paularo. Allo start di questa cicloturistica c'erano la famiglia di Enzo Cainero, il sindaco di Ovaro, Lino Nott, numerosi amministratori comunali dei paesi contermini toccati oggi dalla cicloturistica, e Monsignor Gianni Pellarini, che ha impartito la benedizione a tutti i ciclisti. Presente anche l'assessore regionale Riccardi. Ricordare l'amico Enzo per me è un'emozione forte, sempre, ha detto, specialmente accanto alla sua famiglia, nelle terre che ha amato e che ha valorizzato. A legarci è stata la stessa grande visione, il voler guardare sempre più avanti e una straordinaria amicizia. La folta partecipazione a questo evento sportivo, la presenza di tantissimi suoi amici e la stessa volontà di organizzare la manifestazione raccontano dell'affetto che il Friuli Venezia Giulia continua ad avere nei suoi confronti. Enzo non è più con noi, ma di lui ci restano i suoi valori, la grande esperienza e la lezione che ci ha lasciato. A 3 anni dalla morte, avvenuta il 9 settembre 2020, la città di Casarsa della Delizia ha onorato la memoria di Nico Naldini, scrittore, poeta, critico letterario, cugino di Pierpaolo Pasolini e suo biografo. È stata lui intitolata la Biblioteca Civica. Sindaco Claudio Colussi, la Biblioteca Civica di Casarsa è stata intitolata a Nico Naldini, una giornata di festa per tutta la comunità dove qui Naldini nacque e visse. Certo, e credo che sia stato un giusto omaggio da parte di della nostra comunità, proprio per quanto ho detto prima, per la sua eccellenza nel mondo della cultura, che sia anche risvolti anche non solo di carattere nazionale ma anche internazionale, con una fama che ha raggiunto perfino il Giappone, quindi oggi anche
una pubblicazione di un libro stampato anche in Giappone, quindi a dimostrazione della sua grande figura di uomo di cultura. Lo dovevamo, credo, e quindi ho detto prima dei passaggi che sono stati, e quindi nel marzo del 2023, di quest'anno, la Giunta Comunale ha proprio fatto una deliberazione di intitolazione. E la data di oggi non è a caso, perché è la data in cui 3 anni fa Naldini ci ha lasciato. Per cui io proprio devo ringraziare, ci sono anche i familiari, di parenti di Naldini, scrittori, poeti, Centro Studi Pasolini, con cui è stata organizzata l'odierna giornata, perché è stato un momento culturale con un convegno, un momento istituzionale che abbiamo appena concluso con lo scoprimento di una bellissima foto di Nico Naldini, del fotografo Danilo De Marco. È una bellissima mostra anche di libri e di opere di Naldini, curata da Angelo Battel e Piero Colussi, i quali voglio ringraziare veramente per aver dato la possibilità a tanti di ammirare e vedere anche quali sono le opere, una parte delle opere di Nico Naldini. Parliamo ora di cinema. Ieri sera la conclusione dell'80ª mostra del cinema di Venezia, con la consegna dei vari premi, e c'è stata un po' di gloria anche per il Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché il film Evil Does Not Exist di Amaguchi ha vinto il Leone d'Argento, gran premio della giuria. E questo film sarà distribuito nelle sale italiane entro la fine dell'anno sotto il doppio segno della Tucker Film e della Teodora Film. Tucker Film, lo sappiamo, essere la casa di distribuzione promossa dal CEC di Udine e da Cinema Zero di Pordenone. Andiamo a vedere il momento della proclamazione. È il momento del Leone d'Argento, gran premio della giuria, The Silver Lion Grand Jury Prize. Presidente. Aku wa sonzai shinai, evil does not exist, by Ryusuke Hamaguchi. Consegna il premio Damien Chazelle. Grazie, thank you very much, thank you the jury, and thank you La Biennale di Venezia. E complimenti alla Tucker Film, sono arrivati anche dal comune di Udine nella persona dell'assessore alla cultura Federico Pirone, che scrive: come amministrazione siamo entusiasti di questa brillante affermazione della Tucker Film, la casa di distribuzione promossa dal CEC di Udine e da Cinema Zero di Pordenone alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che è una delle vetrine più importanti del cinema internazionale, e quindi Tucker Film e CEC portano in questo senso Udine al centro della migliore produzione mondiale. Andiamo ora a Fagagna, dove oggi è stata la domenica del 43° Palio dei Borghi. È una splendida giornata anche questa domenica qua a Fagagna per questa 43° edizione del Palio dei Borghi. Ci sarà la rappresentazione di 4 spettacoli della durata di circa 20-25 minuti l'uno da parte di ogni borgo, e poi ci sarà la corsa fra i 4 asini dei vari borghi, che consegnerà a cui il vincitore avrà il titolo del palio e se lo otterrà per tutto l'anno e lo rimette in palio l'anno successivo. C'è stata la sfilata di queste auto d'epoca, c'è una mostra fotografica all'interno di Sala Vittoria, c'è la mostra del Pilacorte, ma il clou è proprio questo che sentite dietro alle mie spalle. Questo è il Borgo Rio, sarà il primo ad entrare, poi saranno gli altri borghi che si sfideranno. È una domenica veramente straordinaria, emozionante, e sarà vissuta da tutto il paese con grande entusiasmo. Lo standard che
sparito in settimana, nonostante gli appelli non è tornato al suo posto. Qualcuno in paese dice che magicamente oggi tornerà in piazza, noi in un certo senso ce l'auguriamo, se così non fosse l'amministrazione si è già impegnata a rifarlo. Oggi si chiude questa sagra, sono 20 anni da presidente e posso dire che quest'anno stiamo raggiungendo un record di pubblico. Sta andando tutto bene, speriamo che finisca ancora oggi tutto bene e ci prepareremo a fare un altro spettacolo meglio il prossimo anno. Anno dopo anno bisogna sempre migliorare. Abbiamo visto domenica che è stata una grandissima corsa, un bel spettacolo come sempre. Non è mai uguale la corsa e il palio, perché il palio, diciamo, quando arrivano gli asini in piazza sembra che sia un'altra corsa e c'è una sfida fra di loro che entusiasma tutti, ecco. Si è conclusa a Lignano la 25esima edizione degli incontri con l'autore e con il vino al Pala Pineta nel Parco del Mare. Cristina Cassarscaglia ha presentato La banda dei Carusi, un romanzo poliziesco coinvolgente scritto dalle mani di un'autrice definita la migliore scrittrice di storie di poliziotte in circolazione. Beh, in realtà per Vanina è un delitto che ha un valore un po' particolare. Lei di solito è una che tende a rimanere molto distante, almeno si impone di rimanere distante per non farsi coinvolgere emotivamente nel suo lavoro, per tutta una serie di motivi, soprattutto personali. In questo caso non ce la fa perché Thomas, questo ragazzo, è un ragazzo che lei conosceva, che stimava, che era un ragazzo che si era tirato fuori veramente da un tessuto criminale in cui viveva ed era riuscito veramente bene. E lei, quindi trovarselo davanti, cadavere, non riesce a essere distante. Questo fa di questa indagine un'indagine un po' diversa dalle altre. Ed ora passiamo allo sport. L'Udinese ferma per la sosta di campionato, ma i lavori verso la trasferta di Cagliari proseguono con una buona notizia in arrivo, ovvero il ritorno del Tucu Pereira, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche. Allora, stavo pensando... Si è chiusa la prima delle due settimane di sosta del campionato per l'Udinese, che durante questo stop non ha voluto organizzare amichevoli con Mister Sottil, che ha preferito invece lavorare sul campo per continuare la fase di rodaggio di un gruppo che è cambiato tanto, inserendo nel motore ben 15 nuovi giocatori nell'arco del calciomercato estivo. Una vera e propria rivoluzione che, come accade spesso, ha bisogno di tempo per essere assimilata. Niente amichevoli quindi, ma solo sedute di allenamento intensive, soprattutto per i nuovi, e la partitella in famiglia contro la Primavera a coronare il tutto. Partitella in cui si è messo in evidenza Domingo Schina, autore di un poker di reti, ma non è l'unico nuovo però a crescere a vista d'occhio. Anche Martina Paiero sta impressionando per intelligenza e atletismo nei primi allenamenti svolti da quando è arrivato. In vista di Cagliari, con Lovric e Samardžić impegnati con le nazionali, non è escluso un possibile esordio per l'argentino. Magari non dall'inizio, perché le due mezzali, così come l'altro sloveno Bjol, rientreranno presto e avranno tutto il tempo per allenarsi con la squadra per preparare la trasferta in Sardegna, però a gare in corso l'ex Banfield potrebbe essere una soluzione percorribile. È presto poi per parlare di formazione, visto che manca una settimana, ma ad oggi non sono attese grandi novità, almeno nell'11 titolare. Potrebbe esserci più fantasia invece a gare in corso, visto che anche Zarraga e Success continuano a migliorare. Il primo dal punto di vista mentale, il secondo sotto quello atletico. Sono altre due carte importanti da poter considerare per Sottil che intanto attende anche sviluppi sul fronte Pereira. Dopo un lungo tira e molla sembra che le parti si siano avvicinate nelle ultime ore, con il Tucu che pare abbia definitivamente declinato l'offerta della Sampdoria e quelle provenienti dal Brasile. L'Udinese sta ancora riflettendo e non ha fretta, ma il classe 91, che intanto continua ad allenarsi ad Udine con tanto di giro in centro per Friuli Doc, sarebbe ben contento di rivestire il bianconero. Restare in silenzio e non ho più voglia di andarmene via.
ritorno ci sarà, come vi abbiamo detto, visite, manca ovviamente l'ufficialità, ma insomma ci sono le visite mediche in programma. Quindi da una parte la notizia positiva del rientro di Pereira, dall'altra arrivano delle notizie negative sul fronte infortuni per Davis e Semedo. Come si suol dire, se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede purtroppo benissimo e al momento continua a colpire senza pietà l'Udinese, in particolare il suo reparto offensivo, quello che paradossalmente è il più fornito sulla carta e che rischia di ritrovarsi a Cagliari con le scelte praticamente contate. Mastica amaro Andrea Sottile, che perderà subito Keenan Davis per un piccolo problema muscolare. L'inglese stava scalpitando ma si è fermato per un trauma distrattivo al tricipite surale sinistro. E non solo, anche le nazionali sono foriere di notizie negative per l'allenatore di Venaria Reale, con Vivaldo Semedo costretto a interrompere il suo soggiorno nel ritiro del Portogallo Under 19 per tornare a Udine. Anche per lui uno stop fisico, nello specifico un trauma distorsivo al ginocchio destro che verrà valutato quotidianamente al suo rientro. I due si aggiungono a una lista di infortunati già consistente che comprende i lungodegenti Deulofeu e Deisibue, Masina, Brenner e anche Bossé, che però è ormai vicinissimo al definitivo rientro dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio avuta lo scorso febbraio. E quindi per la prossima trasferta di Cagliari l'Udinese tornerà a sfoggiare lo stesso attacco visto contro Salernitana e Frosinone, dal momento che saranno a disposizione soltanto Lucca, Toven e Success. Via libera ai primi due, entrambi ancora a caccia del primo gol in Serie A della loro carriera dopo essersi entrambi sbloccati in Coppa Italia contro il Catanzaro. Lucca di fronte a Fulignati, Lucca! Lorenzo Lucca! Una fame notevole da parte dei due, come segnalato dal mezzo bisticcio per chi dovesse tirare il calcio di rigore assegnato contro i Ciociari, ma poi tolto dal VAR per il fallo in attacco dello stesso Lucca. Sottil partirà con entrambi i titolari ancora una volta, sperando in un'alchimia affinata e con il nigeriano Isaac Success pronto a subentrare per regalare energie nuove. Reparto offensivo quindi ridotto ai minimi termini, con due potenziali alternative in corsa, tutte da valutare però. Una sarà il Tucu Pereira, che sta rientrando, del quale però bisognerà valutare lo stato di forma, ma anche Simone Pafundi, che finalmente si è messo i problemi fisici alle spalle, sta cercando di alzare i giri del motore al Bruseschi per farsi trovare pronto in caso ci fosse bisogno di lui, e l'emergenza potrebbe già chiamarlo in causa. Intanto è tutto pronto per il primo impegno ufficiale della stagione per l'APU, che domani affronta la Gesteco nel derby di Supercoppa. Andiamo a sentire le parole della vigilia del capitano Diego Monaldi. Come stai Diego? Quali sono le tue sensazioni rispetto alla squadra? Bene, molto bene. Penso che in queste settimane stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo fatto delle amichevoli e penso che ci sia stato tanto di positivo. Dobbiamo continuare su questa strada e siamo gasati per l'inizio sia della Supercoppa che dell'inizio stagione. Rispetto agli avversari di domani, Udine ha cambiato tanto e non è ancora riuscita a giocare una partita al completo. In queste prime gare è lecito aspettarsi qualche difficoltà da parte della nostra squadra? Sicuramente può capitare. È ovvio che comunque delle mancanze non fanno benissimo, però siamo all'inizio e noi dobbiamo cercare di costruire step by step, che è quello che stiamo facendo. Immagino anche che avrai ancora in mente la straordinaria atmosfera vissuta al Carnera l'anno scorso nelle gare proprio contro Cividale. Ti aspetti di trovare una risposta importante da parte dei tifosi? Ma certo, lo spero e lo speriamo. Sappiamo per noi il pubblico quanto è importante. Spero vivamente che ci sia fin da subito tutto l'entusiasmo che c'è stato e per tutto l'anno scorso, a maggior ragione nei derby con Cividale. Quindi e vi aspettiamo al palazzetto e forza Udine. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata su TV12. Il meteo è offerto da Prima Cassa, servizi bancari e assicurativi. Amici.
amici di TV12, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Alta pressione dominante ancora una volta nella giornata di lunedì su tutto il Friuli Venezia Giulia. Sole protagonista con cielo sereno e terso, temperature massime diurne con valori compresi tra i 28 e i 32 gradi. Nel dettaglio la situazione sulle province di Pordenone e Udine. Sarà una giornata di piena estate con ampi spazi di cielo sereno. Il contesto si manterrà asciutto con temperature massime diurne che arriveranno a sfiorare anche punte di 32 gradi nelle ore centrali della giornata. Aria un po' più fresca di notte al primo mattino. Situazione medesima anche per quanto riguarda le province di Gorizia e Trieste. Sole prevalente in un contesto che si manterrà asciutto. Temperature massime diurne che saranno contenute e che oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Il meteo è stato offerto da Prima Cassa, servizi bancari e assicurativi.